Un'ultima domanda, come può l'Italia lanciare giovani calciatori come fa il Brasile? Quando sono arrivato qua nel 1980, una delle cose che mi ha colpito è che non si faceva giocare i giovani. Era molto difficile, io non mi ricordo all'epoca, un giocatore che è uscito dalla primavera, Giannini forse, però non è venuto due partite e poi è tornato in primavera. Però era una situazione che è diversa dal Brasile, dove un giocatore sia bravo con 18 anni già sta in prima squadra. Se c'è posto, no? Perché di volta non c'è, di volta trovi uno nello stesso posto che gioca molto bene e magari può diventare. Però in Italia quello che mi colpiva all'epoca è che non c'era, era molto difficile. Un giocatore che si parava doveva andare a fare esperienza in un'altra squadra per poi tornare. Bruno Conti è andato a Genoa, poi è tornato, nel senso Brusso. Però adesso penso che se un giocatore è bravo deve giocare. Certo che adesso è più difficile perché sono tanti stranieri, magari è un po' più difficile, però bisogna sicuramente stare molto attento ai giocatori giovani per dare la possibilità. Bisogna vedere se hanno la capacità tecnica e bisogna vedere se hanno la personalità per giocare, perché non basta mettere un giovane, bisogna saper mettere, non è facile esordire un giovane se lui non ha la personalità o se lui ha solo la tecnica. Se lui ha solo la tecnica e non ha la personalità, non va avanti. O se lui ha solo la personalità e non ha la tecnica, va avanti ma non va più di là. Quello importante è la persona che gestisce, la persona che lavora nella squadra, nella primavera o in questa squadra, per sapere e cercare di costruire un giocatore, ma non solo con i piedi, perché il calcio si gioca prima di tutto con la testa e poi con i piedi.